non può essere che così. Tocca a me aprire il ghiaccio, diciamo, anche se diciamo, le poche osservazioni che farò si sarebbero inserite meglio in un contesto preparato dal mio amico Marcello, ma va benissimo così. Intanto, forse anche il momento, questo, legato a quello che leggete, che è stato emanato un decreto legislativo il 21 gennaio 2016, per fare anche un po' il punto della situazione sul porto di Gaeta e sulla presenza di Gaeta nel network regionale, presenza che è avvenuta nel 2013, devo dire la verità, anche attraverso, cerco di spogliarmi un po' dal, dal lato politico e quello dei rappresentanti delle, degli amministratori, perché allora erano presenti in Consiglio Comunale, anche con qualche difficoltà, perché forse non erano chiare, molto, tanto chiare le idee e le, le motivazioni dell'adesione. Diciamo che per quanto mi riguarda, ben venga una revisione, la riforma dei porti, perché come vi mostrerò attraverso semplici slide, si vanno a toccare situazioni che forse, pur con il buon proposito della legge 84-94, non hanno poi risolto diversi aspetti sotto, sotto la figura burocratica e dello snellimento realmente delle operazioni e delle attività. Diciamo che comunque, per dare un quadro veloce della situazione, noi siamo entrati in questo network regionale nel dicembre 2013, diversi operatori avevano anche delle aspettative, diciamo, superiori poi a quelle che si sono realmente manifestate, perché in effetti siamo stati sempre considerati, fino ad oggi, un po' una sezione staccata, come avviene nelle scuole, no? Quindi di fatto il centro dell'operatività è Civitavecchia. Questo è un dato forse di cui noi dobbiamo anche tenere conto, perché l'importanza di Civitavecchia nessuno la può disconoscere, però diciamo al capriccio allora di alcuni esponenti della politica di creare il primo esempio di network regionale, poi non c'è stato il seguito per far funzionare veramente questa, questi tre porti di Fiumicino, Gaeta, Fiumicino, Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta con una sinergia. E questa è una cosa che effettivamente non ha molto aiutato il nostro territorio. Non è una critica, perché ci sono per esempio operatori in sala che spesso hanno dovuto e fanno il conto con quello che io sto dicendo. Quindi mi auguro realmente che questo snellimento, perché si parla di riorganizzazione, non lasciami la prima, riorganizzazione, semplificazione dell'attività portuale, ulteriore azione di rilancio e così via, mi auguro che questo possa realmente accadere. Andiamo un attimo avanti. Perché le autorità portuali sono state ora già definite nel decreto autorità di sistema portuale, quindi i porti verranno riorganizzati in queste autorità di sistema portuale e quindi 54 porti nazionali andranno a far parte di questa organizzazione e successivamente poi i porti di rilevanza regionale potrebbero accedere a queste autorità di sistema attraverso una proposizione della regione. Quindi le autorità di sistema portuale sono, diventeranno 15 contro le 24, diciamo, e saranno localizzate, come vedete, nei maggiori porti di rilevanza nazionale, cominciando da Genova, Savona, Livorno, poi Civitavecchia, Napoli per il Tirreno centrale, la Sardegna, due in Sicilia e così via, così dislocate. Quindi c'è stato anche un accorpamento, quello più vicino a noi potrebbe essere considerato Napoli-Salerno, diciamo, e questo discorso ha avuto diverse tribolazioni attraverso le proposte del Ministro Del Rio, soprattutto Genova e Savona e Napoli e Salerno, però un discorso che ormai dovrebbe andare a buon fine, anzi notizie così personali, no, mi dicono anche che a giugno l'assessore Remi può certamente illuminare, sì, si dovrebbe procedere anche alle nomine dei presidenti e i porti sono questi. Sì. Quindi è il decreto, Ministero dei Trasporti, quindi non c'è problema, andiamo un attimo avanti. Quindi vediamo cosa cambia a livello amministrativo.
non ci saranno più, diciamo, i famosi comitati portuali, che per quanto mi riguarda erano dei carrozzoni, sono ancora dei carrozzoni, perché basta vedere che si passa l'ultimo io da 336 attuali componenti a 70. Quindi diciamo, la riorganizzazione consiste in una direzione molto snella, composta dal presidente, un comitato di gestione, segretario generale ovviamente e collegio dei revisori. Quindi si parla di massimo 5 componenti, cioè il presidente, che sarà nominato sempre come è avvenuto attualmente con la legge 84, dal ministero, d'intesa con i presidenti o presidente delle regioni, perché ci sono alcune autorità di sistema che abbracciano due regioni. Poi un componente designato dalla regione o in questo caso anche di due regioni, e qui poi mi soffermerò un attimo sul ruolo della regione, assessore. Un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, nel caso di Roma per esempio, poi un componente designato dal sindaco di ciascuna città ex autorità portuale. Qui abbiamo un dubbio, perché il decreto dice che massimo i componenti devono essere 5, poi potrebbe essere che ci dovrà essere una revisione per via del fatto che, per esempio, il network regionale nostro ha tre città con i tre sindaci e un rappresentante dell'autorità marittima con voto solo sulle questioni di competenza. Quindi è un organo abbastanza snello. Ci sono delle riflessioni anche da parte di associazioni di categoria, mi è capitato di leggere, che vedono, diciamo, il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché sembrerebbe che da questo discorso vengono escluse le associazioni di categoria. Però il ministro ha previsto un partenariato e anche con delle commissioni consultive per certamente per avanzare, non per decidere, ma per avanzare delle proposte. E non... Io spero che in questo contesto la regione abbia un ruolo più preminente, perché nei 31 componenti dell'attuale comitato di Civitavecchia, mi limito solo a Civitavecchia perché è la realtà che più ci interessa, un rappresentante della regione sì, ha la sua importanza perché è rappresentante della regione, però diciamo il discorso alcune volte non è stato efficace come forse dovrebbe essere, e quindi qua pure spero che anche per il futuro la regione possa avere un confronto con le attività locali, con le città che insistono, diciamo, laddove ci sono autorità portuali presenti. Andiamo un attimo avanti. Quindi praticamente la semplificazione che tanto il ministro, diciamo, ha cercato di evidenziare consiste, o dovrebbe consistere formalmente, in che cosa? In questi due sportelli. Questi due sportelli, uno che farà capo all'Agenzia delle Entrate e uno sportello amministrativo unico. Vengono esclusi i problemi di carattere urbanistico, poi dirò qualcosa sul PRG, perché in effetti, dicevo, questo front office dovrebbe servire a snellire i procedimenti amministrativi e autorizzativi e dovrebbe abbassare drasticamente i relativi tempi con lo sdoganamento. Cioè, per chi conosce poco la materia, diciamo, l'arrivo di una nave, oltre che l'aspetto scenico, diciamo, soprattutto quella della crociera, ha dietro di sé una serie di procedimenti, una serie di procedure, una serie di autorizzazioni, una serie di, che sono legati alla dogana, alla ricezione della merce e così via. E più delle volte, anche per ottenere delle semplici autorizzazioni, mi dispiace dirlo, anche con le autorità portuali non è che sia cambiato molto come era con le autorità marittime, anzi, in alcuni momenti con le autorità marittime si riuscivano ad avere anche delle risposte più veloci, diciamo. Quindi si spera molto in questo, perché la portualità e il discorso dei traffici poi si deve confrontare con realtà esterne all'Italia, perché noi siamo abbastanza indietro, diciamo, su queste procedure, su questi meccanismi, e anche perché il traffico oggi è veloce, diciamo. La nave non viene più perché attraverso una notizia che la nave è partita da Gibilterra 4 giorni fa, poi è